Saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un saggio appena pubblicato dall'insegna del Giglio, dal titolo Trasformazioni dell'habitat periurbano di Firenze nel Medioevo, di Marie-Ange Causarano, che abbiamo il piacere di avere nostra ospite e alla quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola per non rubarle altro tempo e ascoltare cosa ci racconta di questo paesaggio periurbano. Buongiorno Prego. a tutti, grazie molto per l'invito che mi ha fatto veramente piacere. Sì, il titolo è un po' difficile, c'è stato un lungo ragionamento su come individuare questa fascia di territorio intorno alla città, che Firenze, presa come caso, ma non solo Firenze, è caratterizzata da un habitat, una trasformazione di quest'habitat che non si può propriamente definire rurale, ma nemmeno urbano, nel senso soggiace a delle regole spesso spinte dalla città e con essa spesso un rapporto simbiotico. E la fascia di territorio presa in esame è quella di Bagno Arripoli, che è uno dei cinque comuni a corona, diciamo, dell'Interland, del comune della città di Firenze, è uno dei più grandi a livello di chilometri quadrati e si caratterizza per essere un comune che ha una parte abbastanza ridotta di piana, il piano di Ripoli, per poi salire sulle colline che arrivano, segnando il confine con il Val d'Arno superiore, fino a un'altezza di circa 600, massimo 680 metri. Quindi un territorio collinare ampiamente sfruttato e coltivato fin dall'antichità. Condivido lo schermo perché così accompagno un po' la spiegazione di quello che era una mia intenzione nello scrivere questo volume. E ecco qua, condivisione. Ora vediamo se si vede a tutto schermo. Si vede? Perfetto. Perfetto, grazie. Allora, questa è la copertina. Intanto cominciamo dalla copertina. Allora, il termine periurbano era perché per rendere l'idea di una fascia di territorio molto vicina alla città, perché già il termine extraurbano o fuori dalle mura non definiva un limite. Invece questo termine periurbano di solito è una fascia tra i 10, 12 e 13 chilometri dalla città. Quella che vedete sia nel fronte che nel retro copertina è la cosiddetta pianta della catena, chiamata così perché c'è una catena disegnata che circonda tutta la pianta, da un originale degli anni 70 del 400, ora in parte rovinato e come dire, quella che si vede spesso nelle rappresentazioni è una sua copia realizzata negli anni 80 dell'800, una fedele copia. Come vedete nella parte di copertina si vede, io ho tagliato la parte inferiore della città perché quello interessava far vedere erano le mura. In questo caso si vede la porta San Niccolò col fortino tutto intorno e poi le colline con San Miniato e tutti i borghi e queste tipologie edilizie di piccolo insediamento sparso che ancora oggi caratterizzano il territorio del piano di Ripoli e delle colline intorno a Firenze. Se invece si gira la pianta sul retro, la pianta della catena ovviamente ha come protagonista Firenze, quindi le colline proseguono, ma proprio per la disposizione della città, la città prende più spazio. Come dire, come è stato strutturato il volume? Il volume è come dire, utilizza uno studio storico-architettonico e soprattutto si basa sull'archeologia degli elevati, cioè l'archeologia dell'architettura nata in seno all'archeologia medievale, ma ormai applicata in molti campi, che mi ha permesso di studiare gli elevati e quindi di studiare le trasformazioni di quei siti, di quegli insediamenti che avevo scelto come oggetto di indagine, cercando di cogliere lo sviluppo nei secoli. Per cui c'è un iniziale, oltre all'introduzione e alla presentazione di Guido Vannini, già docente di archeologia medievale presso l'Università di Firenze e mio professore quando ero studentessa, sul territorio inquadrato sia dal punto di vista geologico, l'importanza della pietra in un territorio che vede l'introduzione del mattone
molto tardi, cioè a partire dal 400-500 nelle costruzioni, nel 300 per le finestre o per gli elementi architettonici, ma è essenzialmente un territorio che utilizza la pietra cavata in loco, per cui c'è anche un paragrafo dedicato alle cave. Poi si passa a inquadrare lo sviluppo del territorio in base ai dati archeologici noti per avere una storia del popolamento di questo territorio di Bagnarripoli, per poi analizzare la viabilità di epoca medievale, perché lo si vedrà, è ovviamente in un territorio così vicino alla città, che è limitrofo alla città, come dire, le strade partono da Firenze a Raggera. Il Medioevo viene analizzato nelle sue forme di popolamento principali, cioè il ben noto fenomeno dell'incastellamento e del decastellamento. Cioè, per quanto riguarda l'incastellamento, la documentazione storica, a Firenze è molto scarna per quanto riguarda il X secolo, anche a causa dell'incendio dell'archivio arcivescovile. Diciamo che abbiamo pochi castra attestati nel X secolo, tra cui nessuno nel nostro territorio, però sugli 8 castelli attestati, che sono un certo numero, quindi creano una fitta rete incastellata nel territorio di Ripoli, 3 sono attestati già tra gli anni 80 del 1000 e la prima metà del 1100. Tutti gli altri, quindi gli altri 5, sono attestati nel corso del 200, quindi molto tardi, e già quando alcuni di essi erano in fase di decastellamento, cioè in fase di abbandono. Sono, come vedremo, tutti castelli di medio-piccole dimensioni, soprattutto strutture residenziali, che hanno subito diverse forme di trasformazione e che si ritrovano anche nel territorio circostante, cioè questi castelli, come vedremo, sono stati acquistati, solo in 2 case abbiamo avuto abbandono, e sono stati acquistati proprio dalla proprietà cittadina, dall'elite cittadina mercantile bancaria, che dal 200, dalla pieno 200 in poi, cominciava a espandersi nelle campagne circostanti la città, acquistando spesso a macchia di leopardo proprietà terriere, di cui poi i castelli ritrasformati in residenze private, dimore di campagna, diventavano in alcuni casi il fulcro gestionale, avendo ormai perso tutto ciò che lo caratterizzava come castrum anche a livello giuridico. Oppure, come vedremo nel quarto capitolo, sono stati affiancati da queste nuove tipologie edilizie, case torri, residenze di campagna, cioè palagi, detti anche Casa Grande, poi vedremo c'è nel 300 c'è una ricca terminologia, fino a queste dimore signorili fortificate che saranno tardo 300esche e 400esche, cosiddetti fortilizia. E poi si chiuse con costruire il paesaggio, cioè che tecniche costruttive sono state utilizzate, quali maestranze, che strumenti sono stati impiegati per arrivare a costruire questi edifici. Si nota una certa continuità d'uso e di tecniche. Quindi, entrando nel merito del testo, questo è il territorio da Google Earth, come vedete in alto a sinistra dello schermo, Firenze, i comuni confinanti Fiesole, Impruneta e Bagnoarripoli. Come vedete, si passa le zone più verdi e collinari verso la fine del comune, un po' a ventaglio. Le parti più lontane da Firenze sono anche quelle dove spesso ci sono i versanti più alti, che fanno il confine dove passa la viabilità antica, oggi detta maremmana di transumanza, ma la linea di confine dove sono stati trovati anche gli scippi tular di confine etruschi fra Bagnaripoli e Rignano sull'Arno. Vediamo se va avanti. Eccoci qui. Per farvi vedere un po' la storia del popolamento, ho messo una pianta con i rinvenimenti editi di epoca romana, che arriva fino diciamo, dall'età repubblicana fino al pieno secondo secolo d.C., e ci sono tutta una serie di rinvenimenti, spesso sporadici, magari fatti nell'Ottocento, a fronte di pochi scavi organizzati, ma ci dà anche solo la vista della pianta una mappatura piuttosto fitta di insediamenti e di frequentazioni che poi sono continuate, quasi tutte quelle segnate in pianta, sono continuate anche in epoca medievale, con edifici più o meno strutturati. Questa invece è
sempre tenendo sotto il DTM che vi fa vedere le curve di livello e quindi la morfologia del territorio, i siti che ho analizzato sono 18 nel libro. Alcuni sono castelli, altri sono dimore e residenze signorili di cui vi parlavo. Entrando quindi nel merito dei castelli, vediamo che questi, a differenza del 18, sono gli 8 castelli attestati. In nero, scusate, noi abbiamo i 3 castelli attestati alla fine del 1000, cioè negli anni 60-70 del 1000, Villa Magna, Montefilli e Montemasso. Gli altri 5 sono invece in bianco, sono quelli attestati tra XIII e addirittura inizi XIV secolo. Ci sono dei casi come per esempio Ripacozza, che è attestato a inizio 300, quando già è un castellare, cioè un castello abbandonato. È l'unica attestazione che ci fa capire che era un castello al momento del suo acquisto, però non più, non della sua vita, al momento della sua sparizione, della sua morte. Queste sono vedute generali dei siti. Quelli in alto, Villa Magna, Montefilli e Montemasso, sono i 3 più antichi attestati. Villa Magna è l'unico che aveva un borgo, era dotato di una pieve molto antica, la pieve di San Donnino. In alto nell'immagine si vede anche l'oratorio di San Gherardo, costruito nel 300, del Beato Gherardo, e che è l'unico che ha mantenuto l'aspetto di villaggio, con un borgo esterno a quello che doveva essere il castello, che era probabilmente contenuto in quella che oggi è Fattoria Il Poggio. Montefilli è questa sommità dove vedete cipressi, oggi uno dei 2 castelli completamente abbandonati. Montemasso si conserva la torre, la casa torre tardo-duecentesca del sito castrense, che però è stato completamente trasformato e restaurato nel 2000 ed è oggi proprietà delle tenute Ruffino del vino. Poi abbiamo Montauto, Baroncelli, Montisoni, Ripacozza, come vedete, completamente abbandonata, e Gavignano. Ognuno di essi ha avuto trasformazioni diverse. Montauto è diventato da castello con dongione centrale e chiesa, è diventato una ricca residenza signorile dei Salviati nel 400, per poi essere trasformato in villa neogotica nell'800. Di Baroncelli si conserva solo la chiesa, di questo piccolo poggetto tutto spianato. Di Montisoni si conserva parte del circuito murario e la chiesa che si è addossata su di esso, ma del castello non restano altre tracce. Di Pacozza niente, Gavignano invece è quello che le fonti ci raccontano meglio, perché attraverso le fonti e la lettura degli elevati si può vedere il passaggio dal castello alla casa da signore, casa torre, quando fu proprietà dei Bardi, fino al podere. In un tempo velocissimo, perché in circa mezzo secolo subì tutte queste trasformazioni. Per fare un po' di casi, vi faccio alcuni casi per farvi seguire un po' anche la struttura. Questo è per esempio il caso di Villa Magna. Vedete da Google la foto in alto, l'agglomerato al centro dell'immagine con il complesso architettonico CA, le sigle della Pieve, che era esterno al castello, che probabilmente doveva occupare gli spazi oggi occupati dalla Fattoria del Poggio, che è quel CA1, quel complesso architettonico 1 che vedete in alto nella prima immagine. Questa è l'apse della chiesa, quindi tutte le indagini si sono basate su una ricognizione storica, storico-architettonica e anche sul terreno, per cui sono state poi studiate le porzioni meglio conservate di edifici medievali. In questo caso noi abbiamo l'apse della chiesa di Villa Magna e l'oratorio di San Gerardo, di cui vi parlavo prima, e alla fine di ogni paragrafo dedicato a un sito, nel terzo capitolo, ho inserito una sorta di piccola scheda dove ho messo in fase per periodi tutta l'evoluzione dell'insediamento, in modo da riassumere quello che avevo descritto a parole nei paragrafi precedenti e averne una visione schematica in un certo senso. L'altro esempio, sempre di castello, è Gavignano, come vi dicevo. Qui abbiamo questo poggetto piccolino sulla via Maremmana, che, come vi dicevo, segna il limite tra il territorio di Ripoli e quello di Rignano e poi Greve, e è una via di antica percorrenza, fin dall'epoca etrusca, tant'è che si sono stati trovati 2 tular, 2 cippi di confini, il cosiddetto sasso scritto, e il tular di Gavignano, appunto, perché fu trovato in un fosso ai piedi del castello.
Oggi la sommità di questo piccolo progetto spianata è occupata da due diversi corpi compresi architettonici che sono le strutture del potere che, come vi anticipavo prima, si è sviluppato sui resti del castello, vedete sulla sinistra la figura aerea e poi i due lati di questo piazzale, diciamo, si sono fondate sui resti delle mura che circondavano il poggio. Le mura sono ancora visibili in quella che vedete al centro sulla sinistra, nelle tre immagini sulla destra, scusate, è una foto di fine 800 dove si vedono le mura con le feritoie del castello che in basso è come sono ora. Sono state sottofondate e rinforzate probabilmente nel Novecento, inizio Novecento, dal potere e conservano ancora questa bella tecnica muraria dove si vede le feritoie e questa, come dire, l'angolazione che segue giro giro il poggio, che è segnata da queste angolate in conci ben squadrati che legano fra di loro i diversi pezzi di cortina muraria. In alto vi ho messo un'immagine della chiesa di San Matteo, perché tutti i siti, che non, cosa non vi ho detto, i siti incastellati nel territorio erano dotati di chiesa. Erano molto piccolini, cioè di limitate dimensioni, ad eccezione di Villa Magna. Tutti gli altri erano molto piccolini e solo Villa Magna e poi Montemasso si sa che erano dotati di un borgo, cioè di abitati esterni alle mura. Tutti gli altri erano probabilmente, consistevano nella residenza del signore, rappresentante di una piccola media aristocrazia territoriale che si inurba precocemente in città. E caratterizzati appunto da mura, la residenza dove abitava il signore, qualche residenza per i dipendenti e poi la chiesa, e poteva essere sia interna che esterna alle mura. Quella di Gavignano, che oggi è completamente scomparsa, ancora nel Cinquecento viene rappresentata nelle mappe dei capitani di parte degli anni 80 nel 1500 come chiesa ruinata, proprio descritta proprio con una chiesa diroccata. Ci dà un termine anche per me per capire fino agli anni in cui era ancora visibile. Nella cartografia del Settecento, Leopoldina non sarà più attestata. Poi cosa succede a questi siti? Pian piano, vi dicevo, nel corso del 200, soprattutto è visibile il fenomeno nella seconda metà del 200, inizio 300, assistiamo a una sorta di ondata di acquisti di famiglie importanti dell'elite mercantile bancaria cittadina come i Bardi, i Peruzzi, i Quaratesi e poi Soldani ed altre famiglie Cavalcanti che acquisteranno per primi o comunque in contemporanea questi castelli. Per esempio, lo vedete qui dei colori, i Peruzzi acquistano Baroncelli e poi si allargano nella zona circostante, acquistando tutta una serie di terreni in tutto il territorio di Ripoli, così come i Bardi acquisteranno Montisoni, Ripacozzi e Gavignano, in un unico acquisto, atto di acquisto, nel giro di pochi anni all'inizio del 300. E di questi castelli Gavignano diventerà probabilmente quello che resta di più e diventa poi podere. Ripacozza è quello, come avevo anticipato, che viene acquistato quando è già un castellare. Tant'è che lo rivendono 40 anni dopo e lo rivendono come castello distrutto. In questo caso il dubbio è che loro abbiano acquistato il castello da Gavignano, che era la famiglia, la piccola nobiltà territoriale che possedeva proprio Gavignano e Ripacozza e i territori e i terreni intorno, abbiano acquistato in blocco da loro castelli e terreni, ma li hanno riutilizzati con le nuove proprietà, con le nuove modalità della proprietà cittadina, cioè per sfruttarli per investimenti fondiari. Quindi, mentre su Gavignano ci verrà costruita una casa da signore e poi un podere, Ripacozza abbiamo utilizzato solo per i terreni che interessano e sono intorno. Il castello non verrà riedificato, intanto è che 40 anni dopo è detto castrum destructum. Sappiamo che ci sono delle case non meglio specificate, ma non si parla
sala di residenza, signoria di nessun tipo. In contemporanea nascono come funghi tutta una serie di nuove strutture che soprattutto nel 300 le fonti hanno un po' di difficoltà a definirlo perché vengono definite genericamente casa da signore, ma la casa da signore cosiddetta insieme alla casa da lavoratore copre tutta una serie di tipologie edilizie, tant'è che spesso è definita casa grande, casa fatta a fortezza, palagio, tutta una serie di denominazioni che vogliono descrivere una realtà non che si divide in diverse tipologie, che comunque rimanda alla dimora signorile di campagna. Siamo in piano 300, alle porte della città, quindi una zona anche, come dire, comoda da raggiungere, comoda per gestire i propri investimenti fondiari e che fa parte di quel paesaggio che descrive così bene il Villani quando nella sua cronica dice che già alla fine degli anni 30 del 300, quindi è un fenomeno precoce, che per un raggio di quasi 9 chilometri, quindi calcolate che Bagnar Ripoli tutto è 11 chilometri nel punto più distante dalla città, non c'era popolano grande che non avesse edificato o edificasse riccamente troppo maggiori edifici che in città, quindi edificasse in campagna come in città. E ciascuno cittadino ci peccava in disordinate spese, onde erano tenuti matti. Cioè, si spendeva a avviso di chi, come dire, lui parla come se fosse un, come se ripetesse le parole di persone che non abitano a Firenze, che arrivavano dal contado, entravano in città da questa fascia periferica e si trovavano questi ricchi palagi e fortezze, fatti a Castella, infatti verrà detto, con spese che sono costati tanto, con spese disordinate, tanto che erano ritenuti matti questi fiorentini che in campagna investivano in strutture così belle come se fossero in città. E poi continua che, insomma, si stimava che intorno alla città 6 miglia, quindi la fascia periurbana, aveva più d'abituri ricchi e nobili che recandoli insieme due Firenze non avrebbero tante, cioè come se la città si raddoppiasse nelle sue dimore rurale signorile nella fascia periurbana immediatamente all'esterno. E su questo Bagnar Ripoli è un buon, non solo Bagnar Ripoli, ma insomma anche altri territori, ma insomma Bagnar Ripoli ha conservato tantissimi esempi di strutture medievali, alcuni di questi trasformati in poderi, per cui lo vedremo, si vede ancora la casa torre e poi le strutture poderali intorno, altri dai palagi trecenteschi si sono trasformate in ville, le classiche ville poi rinascimentali. Infatti se noi procediamo e vediamo, noi abbiamo, vi faccio vedere per esempio le torri, vi dicevo l'importanza della pietra, la pietra è onnipresente, in questo caso il calcare alberese di questa tonalità bianco-grigio chiara, queste due torri sono le famose case torri, dette anche case da signore, con ingresso sopraelevato, aperture ad ogni piano, quindi non torri difensive ma torri abitative, già con certo spazio. In entrambi i casi queste torri che sono state cimate sono state poi rialzate e come vedete al piano di sopra in entrambi i casi ci sono tutta una serie, fitta serie di fitte buche pontaie che sono, non sono altro che l'apertura per delle colombaie. Quindi questo rialzamento delle torri è già attribuibile alla fase in cui l'edificio era stato trasformato nel nucleo centrale del podere, della struttura poderale. E della mezzadria, siamo già in piena condizione mezzadrile. I palagi, casa grande, casa fatta a fortezza, eccetera. Vi ho messo in alto una l'idea del palagio che ne aveva l'Ambrogio Lorenzetti nelle campagne di Siena per farvi vedere come è simile e come Ambrogio Lorenzetti sia attento a una realtà e definisca nella sua pittura proprio delle tipologie edilizie. E lo descrivono anche commentatori del tempo, il palagio poteva avere la corte murata, quindi chiusa da mura, merlate, con un magari davanti una loggia, con una vigna per rinfrescare, con un accesso protetto, con delle aperture per arieggiare gli ambienti. Lo si ritrova, per esempio, un esempio di palagio, nelle Tavernucole, che oggi è una villa rinascimentale,
ma che mantiene ancora su due dei quattro lati lo sviluppo di questa struttura che parte da una struttura centrale, che era la torre, la casa torre duecentesca, per poi vedersi addossare due corpi di fabbrica laterali che ne creano la struttura ad U, cioè la struttura a palagio. In origine questa struttura era dotata di merlatura, come si vede evidenziato in bianco nell'immagine in basso, come anche appunto queste merlature che denotavano, come dire, davano prestigio a queste residenze, perché anche nelle case torri noi abbiamo visto i merli. E non è un caso, infatti nel libro affronto l'argomento di quanti e quali siano le caratteristiche, gli elementi architettonici che rimandano a un'idea castellana. Non a caso si comprano castelli o castellari, avendo la proprietà di un ex castello, si assume una certa simbologia castellana che poi viene riproposta anche in residenze che non sono nate su castelli. Ma, come dire, questa cultura paramilitare che viene risunta dal castello, fossati, corte chiusa, merli, viene riproposta nelle dimore private, le dimore di campagna signorile, quindi che nulla hanno a che vedere con gli antichi castelli, ma che rimandano appunto a una cultura castellana. Ed è un modo di appropriarsi, noblesse oblige, cioè voglia di essere signori, quello che sono state definite anche come una generazione di castelli adulterini, perché non erano certo castelli, non avevano assolutamente niente di castelli, ma riprendevano alcuni elementi di essi. Questa ondata di acquisti di castelli invece fu tale, specialmente nel caso dei Bardi, che erano proprietari di Villa Le Tavernucole, che oggi è una scuola americana molto nota nella zona. Fu tale l'acquisto, l'ondata di acquisto, che nel 1340, proprio dopo una rivolta in città a cui parteciparono i Bardi, il comune proibì l'acquisto entro le 12 miglia di strutture fortificate di castelli e distrusse proprio quei vecchi castelli acquistati dai Bardi che lì si erano rifugiati. E il comune poi cerca proprio di ridimensionare questo fenomeno, stando ben attento a cosa si definisce castrum e cosa no. Cioè, soprattutto i fossati, le merlature, eccetera, devono corrispondere a certe regole. Tu puoi avere degli elementi paramilitari, ma che sono difensivi, non sono offensivi, non possono essere tali da trasformarsi in possibili pericoli un domani per il comune. Quindi questo doppio filo di lama su cui si gioca la costruzione di tutte queste reti. E questi palagi, appunto, altro elemento ripreso dal castello, erano spesso dotati di una cappella, o perché l'avevano già e la ristrutturano, o perché, come nel caso delle tavernucole, i Bardi se la fanno costruire ex novo, poco distante, 300 metri sotto il palazzo. Questo è l'oratorio di Santa Caterina, voluto in questo caso da nuovi proprietari, cioè gli Alberti, che approfittano del fallimento dei Bardi, che con i Peruzzi si sa ebbero un tracollo finanziario negli anni, poco prima della peste, negli anni 30-40 del 300. Questo oratorio fu ricostruito tra la fine degli anni 40 del 300 e la metà del secolo in poco tempo, insieme alla trasformazione in palagio della Villa Le Tavernucole che abbiamo visto in precedenza. È un esterno estremamente semplice, in forme romaniche, con alcune caratteristiche gotiche nelle aperture, ma con dettagli di pregio, specie nel portale dove ci sono alcuni strumenti a lama dentata, come li chiamiamo noi che gli archeologi li studiamo, che sono particolarmente indicativi perché indicano anche negli anni 30, del 40, del 300, maestranze con un certo bagaglio, know-how, quindi probabilmente maestranze cittadine. All'interno l'oratorio è tutto affrescato da allievi di Giotto e da Spinello Aretino, per dirvi un po' l'importanza. Doveva diventare la tomba di famiglia degli Alberti. E un altro esempio, per esempio, è il bello esempio di Villa Fattoria. Vedete, questi speroni, questi contrafforti sono quattrocenteschi, ma questo è un esempio che viene definito negli anni, alla metà del 300, negli anni 40 del 300, dai proprietari, la famiglia dei Quaratesi, come casa fatta a fortezza. E
e anche questo doppio binomio fa vedere la struttura con corte centrale ma massiccia dell'insediamento che i Quaratesi comprano alla fine del 200 insieme al vicino castello di Montemasso. Quindi il castello di Montemasso viene trasformato con una casa torre, perde il borgo e rimane solo il nucleo centrale sulla sommità. Sotto, poco sotto, loro acquistano le terre e sfruttano una zona dove già esisteva una torre, che è quella che vedete in basso, del fine XII, inizio 200, una torre a scopo militare evidentemente molto stretta, sono 5,50 m per 5,50 m, con un portale rialzato, poi rifatto, torre che viene inglobata nella proprietà. Quando i Quaratesi costruiscono, partendo da una casa torre, che è questo edificio turiforme sul lato, sull'estrema sinistra, lo ampliano creando un palagio e dotandolo di un bel portale d'accesso, costruiscono poi lì, a 100 metri di distanza, la propria cappella, l'oratorio. E la torre verrà dotata di un nuovo arco di accesso, di un solaio e di un magazzino sottostante, quindi verrà trasformata, tant'è che la torre verrà detta la casa nella detta torre, quindi viene a questo punto da struttura probabilmente solo difensiva, diventa struttura abitativa al momento che è inserita nelle proprietà dei Quaratesi. E avviandomi insomma verso la fine, l'ultimo esempio è questo, il fortilizio. Il fortilizia. Questo è un palagio, però che ha tutte le caratteristiche per essere definito fortilizium. Nel 300 era solo una torre che poi viene inglobata ed ingrandita tra 4 e 500, rivestita con una base a scarpa notevole. Vedete nelle carte dei capitani di parte come assomiglia una villa a un palagio, tutto merlato con la torre centrale, in realtà la torre è laterale. E accanto alla torre e alla base a scarpa abbiamo finestre di fattura proprio rinascimentale, quando avrà il pieno sviluppo, con l'utilizzo di mattoni, eccetera, molto più abbondante, ed è uno dei pochi ruderi che ancora si conservano nel territorio e che quindi ci mantengono un'immagine di come quando fu abbandonato nel corso del Settecento. Si trova, vedete nella figura aerea, tra Ripacozza, che è nella figura a metà delle tre figure sulla sinistra, Ripacozza è all'estrema sinistra, Marcignano è al centro e Gavignano, il castello di cui parlavamo prima, è in alto. Quindi erano i vecchi, si trovava nei vecchi possessi della famiglia della piccola nobiltà inurbata, si vede a Gavignano, poi passato tutta la zona in blocco ai Bardi e poi invece alla metà del 300 la torre era degli Antellini, e poi passò di proprietà a altre famiglie che lo restaurarono nei modi del fortilizio. Sappiamo aveva anche un piccolo fossato giro giro intorno, una base a scarpa, quindi quelle strutture signorili dotate di un certo tipo di fortificazione che era, come vi dicevo, più difensiva che offensiva, ma che in caso di necessità poteva essere anche un luogo di riparo. E queste sono velocemente alcuni esempi di murature, come vedete la pietra predomina fino almeno al 400, sia l'alberese, quel calcare chiaro che vi dicevo abbiamo visto anche nelle torri, sia il macigno, cioè una varietà di pietra serena che tende al marrone, che è tipica degli edifici che sono un po' più verso i versanti del Chianti. E poi con le strutture poderali, con il 400, comincia anche l'utilizzo del mattone in strutture che ormai sono destinate però a essere rivestite da intonaco, mentre le precedenti dobbiamo immaginarci a vista. E come dire, con questa, cercando di tirare le fila del modo di vivere, del modo di costruire, di questo habitat che si trasforma in queste fasce così vicine alla città, il modo di costruire serve anche a capire una grossa evoluzione, perché si vede dalle tecniche costruttive che tra fine 200 e 300 c'è una massificazione del modo di costruire, per cui tanto gli edifici religiosi che gli edifici civili hanno tutte la stessa tecnica, che è questa, il tipo 3,
il tipo 4 fino all'inizio del 400, che caratterizza tutta l'edilizia tardo-medievale del territorio, mentre prima noi potevamo avere strutture come le chiese in romanico, in bozze perfettamente squadrate, a fianco di castelli, dove invece le bozze squadrate, come a Gavignano, erano limitate a alle aperture. La cinta muraria si costruiva con elementi meno lavorati. Dopo si ha una standardizzazione delle tecniche costruttive, sia nel civile che nel religioso, nel signorile e nel religioso. E con questo io avrei terminato. È molto interessante come avviene la trasformazione di un territorio, no? Soprattutto in una città come Firenze, in un periodo in cui Firenze diventa quella grande, Esatto, no? e poi è interessante vedere come è un territorio, lo scambio tra città e campagna, c'è proprio una simbiosi fin dal XII secolo, molto presto. Il territorio di Bagnaripoli è un territorio che appunto è in osmosi con la città, cioè la città non ha dovuto conquistarlo. No, no, È stato infatti. proprio attratto dalla città. Sull'altro lato dell'Arno, sulla destra dell'Arno, invece, noi abbiamo tutta una serie di possedimenti, dei guidi che arrivano fino alle soglie della città, fino più o meno come i nostri castelli, a 6-7 miglia dalla città, come Monte di Croce, che fu una delle prime conquiste del comune. Lì invece il comune, proprio anche perché il tipo di nobiltà era una nobiltà marchionale molto più importante e quindi minacciosa, molti di questi siti sono conquistati con la forza. Nel territorio di Bagnaripoli non ci sono casi, il caso più vicino è nel territorio di Impruneta, confinante, col castello di Montebuoni, che verrà conquistato uno dei primi. Ma, come dire, si sceglie a seconda anche della nobiltà che vi risiede o del pericolo che rappresenta, come conquistare il territorio. Qui il territorio è assorbito dalla città, più che in un modo quasi naturale, diciamo. Sì, da una città che se lo può È permettere una città che se lo può permettere, che economicamente. infatti questi fenomeni partono dal secondo quarto del XII secolo, quando il comune ormai afferma, cioè pienamente un comune. E ci sono studi anche molto interessanti che hanno mostrato anche la tipologia, dello studio di Maria Elena Cortese, su come molte famiglie della medio-alta aristocrazia sono famiglie che hanno possessi in campagna e possessi in città per tutto il 1000, e poi dagli anni 20, 30 del 1100 si separano. Mentre invece nel nostro caso le famiglie più piccoline, Baroncelli, Compiobesi, eccetera, si inurbano in tempi precoci, e quelli che ricomprano i castelli sono siamo già in un'altra fase, sono le elite mercantili bancarie, quindi il paesaggio a questo punto è profondamente urbanizzato, Certo. specialmente in questa fascia così vicina alla città. Molto interessante. Io Grazie. direi che a questo punto a me spetta il compito di ricordare il titolo in modo da consentire a chi ci ha seguito di poterlo andare ad acquistare perché merita e quindi va ricordato. Il titolo è Trasformazioni dell'habitat periurbano di Firenze nel Medioevo. Pubblicato dall'insegna del Giglio da pochissimo, e l'autrice Mary Ange Causarano, che abbiamo avuto il piacere di ospitare in questa videopresentazione, con la quale spero di avere altre occasioni di collaborazione. Quindi, Grazie, se grazie. pubblica qualcos'altro, ce lo farò sapere. Noi Grazie siamo a sua completa disposizione. La ringrazio molto mille. per aver accettato il Grazie a nostro voi, invito. grazie a voi per l'invito, mi ha fatto molto piacere. Buona serata e Grazie. arrivederci. Arrivederci.